Salutiamo tutti quelli che ci stanno guardando e presentiamo un'amicizia. Questo libro bellissimo che sei riuscita a scrivere in tutto il tempo che dovevi scrivere, cioè sei una scrittrice che da un certo punto di vista rappresenta il classico per quanto riguarda i ritmi, per quanto riguarda il tempo che si prende e per quanto riguarda anche la densità di un libro che raccoglie tanto tempo. Un'amicizia è la storia di due amiche, ma è anche la storia di un tempo che va dagli anni 2000 e attraverso un po' quello che è il passaggio millenario di quest'epoca. E volevo sapere, la prima domanda che faccio sempre è come ti è nato? Cioè, se c'è una, non se c'è una parte autobiografica o no, ma se c'è una parte di scintilla che ti è arrivata in un certo momento preciso della tua parte creativa. Beh, anzitutto grazie Marco per essere qui con me, aver accettato di parlare di un'amicizia con me, di averlo letto come senz'altro l'hai letto, sviscerandolo, e ho molta curiosità e molta paura. E, no, paura nulla. E grazie appunto al circolo dei lettori per l'ospitalità, a tutti coloro che invisibili però sono qui con noi, ecco. La domanda che mi fai è una domanda molto importante, perché dove nascono i libri ha una parte senza dubbio di mistero, però questa volta per me è una nascita meno misteriosa, perché posso dire che questo libro è stato fortemente voluto da me, non tanto per la storia che ancora non, all'inizio non sapevo, però è stato sentito come esigenza, ecco, voluto come un atto di liberazione, di cambiamento dentro di me. Io venivo comunque da 10 anni, quasi 10 anni di scrittura, e considerando il tempo in cui stavo scrivendo Acciaio, appunto, quindi ho iniziato a scrivere narrativa verso il 2008, e quindi ero arrivata a un punto, insomma, dopo 10 anni quasi, sentivo il bisogno di un cambiamento nella scrittura, senza che ci fosse un tradimento rispetto agli altri libri, ma come dire, un farci conti, ecco, un fare i conti con quello che avevo scritto e quindi anche un fare i conti con me stessa. Con questa adolescenza mia e di scrittura che ho sempre rimpianto, con questa idea di amicizia totalizzante in cui cerchi te stesso, che purtroppo nell'età adulta non c'è più, e anche appunto di fare i conti con le mie paure. La paura di diventare adulto, cioè di dire ok Silvia, adesso tu sei questa persona qua e non puoi più essere tante altre cose, quindi i conti con questa dimensione limitata, no? In cui ci sono dei problemi che sai che non risolverai più e devi accettarlo. E poi la paura di tutti i cambiamenti appunto dal 2000 a oggi che ci sono stati, anzitutto appunto il più grande prima della pandemia, cioè la rivoluzione tecnologica, cosa è successo con l'arrivo del web, cosa è successo con l'arrivo dei social, perché io come te, che siamo più o meno coetanei, sono cresciuta in un mondo invisibile e mi ritrovo in un mondo in cui solo la visibilità sembra contare. Questo è appunto il primo bivio del libro. Ci sono due amiche, Elisa e Beatrice. Entrambe possono far parte di quello che è un humus della provincia inizialmente, però c'è già qualcosa che le distingue. Il concetto è la loro vicinanza e lontananza verso l'apparenza. L'apparenza è sicuramente il termine che si annida in quegli anni. Non c'era. Io mi ricordo che nel 2000 avevo tutto tranne che apparenza. E anche le due protagoniste sono legate ancora ad archetipo, l'archetipo dell'amicizia, l'archetipo della scoperta, l'archetipo anche del farsi grandi. L'apparenza ancora non c'è, ma in verità c'è. Ed è lì, questa è una delle grandi, diciamo, luccicanze del libro. Tu fai già capire quali sono gli elementi che ci porteranno a una forma di distruzione o di magnificenza, dipende da come la vedi, che è quella dei social. Io ho avuto naturalmente molta paura dei social, ce l'ho avuta io, quindi poi l'ho trasmessa a Elisa, anche se appunto Elisa è un po' più radicale rispetto a me. Però il discorso è che io ho sempre rimpianto, scrivendo appunto quella stagione tra la fine degli anni 90 e i primi 2000, in cui eravamo veramente tutti dentro dei segreti, avere segreti che nessuno poteva scoprire era un valore aggiunto. Non so se per te a Rimini era così, ma per me Tantissimo, tantissimo.
Esatto, quindi l'idea di uscire di casa il sabato pomeriggio, andare a nascondersi da qualche parte in cui nessuno ti poteva rintracciare, con la tua migliore amica, col tuo ragazzo, era la vita con la V maiuscola. E naturalmente non c'era interruzione, no, in questa vita, anche c'era un flusso continuo di narrazione segreta, un flusso di coscienza e di realtà, per cui non c'era un cellulare che squillava a un certo punto, non c'era la mamma che ti chiamava per sapere dove eri, nessuno ti poteva rintracciare, nessuno poteva seguire un GPS per scoprire dove ti eri andato a cacciare. Questo era meraviglioso. E io in questo romanzo, diciamo, faccio i conti con questa realtà che sembra ormai una preistoria, anche se stiamo parlando di 20 anni fa, però Certo. sembra un altro secolo. Sì, non c'era apparenza perché non ti raccontavi non come oggi, no? Ti confessavi alla migliore amica, scrivevi una lettera a mano sul foglio per sedurre il tuo fidanzato, quindi era un gioco, se vuoi, primitivo, innocente, disarmante con l'apparenza, ma nessuno era chiamato a raccontare se stesso continuamente interrompendo la sua vita. Quindi l'apparenza che poi è arrivata sui social, quello è davvero per me un mostro, inteso proprio come potenza, che è venuto a piombare su un mondo che è quasi un'isola di Arturo, se lo guardi da adesso, no? Un mondo dell'innocenza assoluta da questo punto di vista. Hai citato Morante e c'è un punto fondamentale. Beh, Morante è parte della tua struttura. Ti sei laureata con una tesi su Morante, correggimi se sbaglio, e poi a un certo punto hai iniziato proprio a assorbire la grammatica di Morante. Una di queste grammatiche è sicuramente l'anatomia della famiglia, secondo me, e comunque di come cambiano i singoli in base alla famiglia. Elisa è una lente di ingrandimento su questa parte sentimentale. Morante è qui, ma è anche nella specie di sfrontatezza che ha Bea nei confronti della vita, soprattutto nei morsi che dà. Beatrice è una protagonista che dà morsi alla vita e si gode i pezzetti che riesce a conquistare. Elisa ha molto paura di mordere perché darà il morso più grande di tutti. Volevo chiedere se questi due movimenti, che poi alla fine sono la grande fame di Morante e anche la grande ritrosia di Morante nei confronti della vita, appartengono a questo romanzo mentre lo scrivevi. Sì, sei un lettore molto acuto perché io, come tutte le donne che amo leggere, e soprattutto nei romanzi di Morante, ho trovato veramente delle donne esemplari, e come le donne che racconto, ho molto desiderio di esprimermi, che poi è qualcosa che passo appunto ai miei personaggi, cercando di vincere un senso devastante di inadeguatezza. Elisa, Beatrice molto meno, però poi vedremo che anche lei ha questo problema. A un certo punto si pone, è il problema di gestire la propria femminilità, e di capire chi sei tu in quanto donna, tenendo insieme una complessità che purtroppo nella nostra società non riesce mai a esprimersi davvero, perché noi siamo sempre educate sin dall'inizio a semplificarci, no? A essere una cosa sola, a immaginarci come una cosa sola, o sei la strega o sei la principessa, no? E quindi Elisa anche non ha strumenti per gestire la propria identità, la propria femminilità, diventa la sociale, diventa la sfigata, si racconta così, anche se non è vero. E Beatrice stessa è obbligata dalla madre invece a essere, no, vincente, assolutamente dentro una strada di successo. Appunto, Elisa che si rintana dentro i libri, e dentro le biblioteche, Beatrice che da subito, no, deve posare di fronte a un obiettivo in maniera perfetta e venire bene nelle foto, sono la parola, sono l'immagine, e però sono appunto sempre dei pezzi semplificati, no, di femminilità. Quindi tutte e due in qualche modo hanno però desiderio di spingere e liberarsi di questi stereotipi, di queste prigioni. E quindi Elisa si innamora quasi, come ci si innamora dentro una forte amicizia,
di Beatrice proprio perché Beatrice rappresenta ciò che a lei manca, ciò che potrebbe essere, che è contenuto in lei. Io penso che de dentro questo tipo di amicizie femminili, magari anche maschili, me lo dirai tu, però dentro le amicizie femminili c'è sempre una grande volontà di tradire tua madre, di fare meglio di tua madre, di dire io sarò una donna più libera, ho voglia di essere più libera. Questo desiderio di libertà e anche di ribellione del femminile, io l'ho preso tantissimo da Elsa Morante, l'ho dato alle mie protagoniste affinché, sì, è vero, c'è un gioco di parole e immagine tra loro due, di fotografie, di social da una parte e di parola scritta e di libro dall'altra, però sono anche due persone, due donne che stanno cercando dentro un'amicizia di trovare se stesse in un modo assolutamente più libero e anche andando incontro poi al destino che viene dalla famiglia e dalla società. Ma infatti Ginevra e Annabella sono la chiave, secondo me, che sono le madri delle due ragazze, perché tutte e due tu affronti attraverso le due madri un tema che a me sta molto a cuore, che sta molto a cuore anche a questo romanzo, perché le due figlie sono semplicemente la testa d'ariete di tutte le madri che hanno passato la vita a sacrificarsi per i figli. È una cosa inconcepibile, dove sacrificio vuol dire repressione del proprio talento. Quindi a un certo punto loro devono prendere una specie di, devono farsi portavoce di questa liberazione. È una liberazione che anche in questo caso ha una rincorsa molto lunga. Se ci penso, gli anni 2000 erano ancora anni scontati per le donne, dove le donne dovevano occuparsi in maniera patriarcale di qualcosa. Invece no. Io ho avuto una mamma che ha fatto il 68, per esempio, ho avuto una madre dove in casa mia contava molto più l'utero di qualsiasi altra cosa. Per cui io nasco abituato un po' ai fermenti che sto vedendo in questo momento e ne sono felice. Però negli anni 2000 forse ancora non c'erano. E mi sembra che la forza delle tue protagoniste, che non mi va di dire che siano femministe infieri, sono semplicemente pronti per l'identità vera, ecco, arriva dall'insegnamento più o meno diretto delle madri. Bella questa cosa che hai detto dell'identità vera, perché appunto poi non c'è, cioè la conquista per me è proprio Esatto. questa, vuol dire non c'è un modo di essere donne, Esatto. anzi il problema è che ci hanno sempre detto come dovevamo essere, cosa dovevamo desiderare, cosa dovevamo sognare. A me viene in mente, no, che mia madre senza fare il 68 però è sempre stata una donna piemontese, no, per cui il lavoro, l'indipendenza contano sempre perché tu dovrai sempre essere lì. Libera, dovrei sempre, no, avere la capacità di andartene da qualsiasi situazione, di scegliere. E questa cosa me l'ha inculcata sin da bambina. Però nello stesso tempo io ho respirato, come tutti, la società dove siamo immersi. Anche la scuola, devo dire, mi ha sempre fatto sentire una grande parità con i miei compagni di classe. Il problema però è quello che è l'aria che respiri quando accendi la televisione, quando fai un giro per strada, no? E quindi Elisa e Beatrice, giustamente, come dici tu, cercano un'identità nuova, a partire con la prima identità che tutti e due abbiamo citato e che per una figlia femmina è molto importante, cioè la madre. Lo sguardo della madre su di te è uno sguardo condizionante. Io adoro l'adolescenza perché è il momento in cui tutti Spacchi. noi cominciamo, esatto, a mettere in discussione questo sguardo. È difficilissimo tradire i figli che siamo stati e soprattutto i figli che i nostri genitori desiderano, ma è l'atto che dobbiamo compiere se vogliamo davvero nascere, nascere in quanto noi e non in quanto figli di. Ora, per Beatrice è quasi un destino, perché appunto la madre, come è un tema anche questo molto classico, no? La madre che chiede alla figlia di realizzare i sogni che lei non è riuscita a realizzare. Annabella, una madre diversa, all'opposto sembra di Ginevra, perché sostanzialmente non chiede affatto a Elisa nulla, però diciamo le riversa comunque tutta la sua insoddisfazione. C'è questo enorme spreco di talento in entrambe, sia in Ginevra che in Annabella, che sono sostanzialmente due donne normali a cui è stato chiesto Di far quello che quello. ancora si chiede, cioè di stare un passo, di fare un passo indietro, di stare in un angolo, no? Di prendersi cura della felicità degli altri anziché della propria. E questo, Marco, accade continuamente. Cioè, io ancora oggi, quando leggo i giornali, se una donna rinuncia alla carriera per i figli, comunque è applaudita. Se una donna rinuncia ai figli, nel senso non li fa per la carriera,
Non c'è comunque dubbio. guardata un po' male. Cioè, quindi noi stiamo ragionando su qualcosa che è enorme, cioè su una cultura che è enorme, che chiede appunto questo alle donne in maniera più o meno velata, però io racconto poi come questa enorme rinuncia, questo sacrificio impossibile, perché nessuna donna diventando madre, no, si sublima in una specie di santa che Certo. tutto possa per un altro, restiamo donne, Chiaro. restiamo la nostra complessità, però questa è una battaglia appunto che poi richiama, è una battaglia culturale che parte dalla famiglia e che richiama appunto in causa tantissimo i padri, perché Annabella sarà una sciagattata e tutto quello che si può dire, però quando al ristorante dice a suo marito: ok, però tu la carriera universitaria l'hai fatta e dove eri? Mentre c'ero io che mettevo il termometro ai figli quando aveva la febbre, che si rismazzava il sabato e la domenica, tu dov'eri? Tu facevi carriera, io ho rinunciato a me stessa. Certo. Ecco, questa disparità secondo me è inaccettabile. Secondo me, quando le due figlie, chiamiamole così, e poi le due grandi amiche, l'amicizia che loro ottengono è anche, ha anche un collante di questo dolore. Alla fine si prova dolore quando si smette di essere figli delle proprie madri, dei propri padri, perché si smette a un certo punto di essere, anzi, si diventa genitore dei nostri genitori. Questo dolore, però, nel romanzo porta alla liberazione, porta a sempre, cioè non molli mai come lettore e anche come affetto per questa storia, il senso di liberazione. Mi viene in mente il Quartz, che è uno scooter fantastico che noi a Rimini ci ricordiamo tutti, e loro Che sono in due su bello! questo motorino. Io avevo un booster, per esempio, loro Ah, hanno un allora è Quartz. bellissimo, Sì, è però più un tamarro, no, è più booster. tamarro, cioè noi di Rimini siamo più tamarri, però da quel punto di vista c'è una forma di liberazione che sta avvenendo e avviene in provincia. Mi spieghi perché tu hai messo come cattedrale la provincia, come cattedrale di liberazione sempre la provincia nei tuoi romanzi, o quasi sempre? Perché per me la geografia è veramente irreparabile, quasi quanto un genitore. E ti dirò che sono quasi sicura, quasi perché non si sa, che il mio prossimo romanzo non avrà due adolescenti come protagonisti. Sento con questo romanzo di aver esaurito almeno per un po' il discorso adolescenza, ma non il discorso provincia. Anzi, temo che quasi ogni mio romanzo sarà ambientato in provincia perché è una geografia che ormai per me è diventata proprio una geografia dell'anima, che si è addirittura acuita come impatto proprio con l'età adulta. Io sono nata e cresciuta nei luoghi di questo romanzo, appunto Biella e la Toscana, Più e poi Bologna. sono Ok. e più Bologna, che però io considero città. Io Bologna per me è la città, infatti Ok. io in questo sono degli elementi autobiografici in Sì. Elisa quando arriva a Bologna, per cui io non so te da Rimini, però io quando sono arrivata a Bologna ho visto tutte queste presentazioni di Sì, anche. libri e ho conosciuto Derek Walcott, davvero, un premio Nobel davanti ai miei occhi, lo sto ascoltando, no, leggere delle poesie, no, non ci credevo, io ero entusiasta, io ero finalmente, ho detto, io sono arrivata in paradiso con queste biblioteche gigantesche, cioè mi sentivo al centro del mondo e questo centro io l'avevo desiderato tantissimo. Perché sia da Biella che appunto da Piombino dove ho vissuto, per me il centro non era lì, era appunto una specie di isola di Arturo, torno alla Morante, da cui io no, mi affacciavo e sognavo di salpare verso il continente un giorno. Però cosa succede? Che quella provincia da cui tu vuoi andartene, perché c'è una libreria sola, c'è un cinema solo, ci sono appunto, c'è una comunità che ti sta stretta perché è lì col fiato sul collo, ti giudica. Quando però te ne vai, tu capisci quanto tu Esatto. appartieni a quella comunità, a quel territorio che è un alfabeto, è una radice potentissima. Per cui io adesso nella mia vita, ogni X settimane, io devo tornare a Biella, devo tornare in Toscana, perché sento che non riesco, no, a ritrovare il fuoco su di me. Senza quei luoghi dove io in qualche modo ho imparato a camminare, ho imparato a provare dei sentimenti, tutto è avvenuto lì e come dire, i luoghi, non so se per te è così, ma per me i luoghi davvero sono l'unico scrigno che riesce a custodire la vita che abbiamo perduto. Ma mi sembra fosse Gombrowicz a dire
che una delle grandi sfortune è frammentarsi in più luoghi, cioè mettere la radice in più luoghi, perché poi hai bisogno ogni volta di ripassare di lì, oppure di non ripassarci mai più per ritrovare te stessi. La grande condanna è quella ogni tanto invece di passare di lì, poi di passare di là e alla fine ritrovarsi in composizione costante. Succede alle due protagoniste, perché poi la cosa meravigliosa è che tu non prendi solamente i luoghi che ti sono cari e che ti hanno formato, ma prendi anche il tempo. Cioè, è strano come in Avallone tempo e spazio sono davvero collusi costantemente. Mentre attraversi il Mar Tirreno e mentre arrivi a Bologna, mentre passi da Biella, i nostri anni cambiano e mutano insieme alle protagoniste. Quanto ti sei portata dietro tutto quel patrimonio degli anni 2000 in questo romanzo? Guarda, è stata una gioia, mi Ah, sì. credi? Anche perché io finché non ho iniziato proprio a scrivere determinate cose, io non me le ricordavo, no? Poi scrivere è davvero questo gioco segreto con la memoria in cui ripeschi da questo pozzo magico e tutto naturalmente ha preso ormai un alone di sortilegio, ecco, per citare sempre la nostra Elsa. Per cui io mi sono messa lì a ripercorrere i miei viaggi sul Quartz, appunto con questa sensazione proprio di libertà assoluta. Mio padre non saprà mai dove sto andando, era bellissimo. Poi ho ripercorso la meraviglia appunto di internet all'inizio, quando non potevi telefonare se stavi usando il computer. Per cui ed è una cosa che ti blocca, non so, che a me fa una tenerezza infinita, così come il rumore, no, di quando partiva la connessione, che sembrava davvero un razzo aerospaziale, il Nokia, quel Nokia 3310 che no, oggi ci sembra una specie di mattoncino Una di legno. saponetta, sì. Sì, cioè, e invece era, io mi ricordo quando l'ho avuto tra le mani, mi sentivo potentissima, avevo rivoluzionato la mia vita perché potevo ricevere degli SMS. E poi, visto che siamo in Piemonte, il Babilonia, io lo dico perché il Babilonia, Marco, è stato un posto leggendario, ma leggendario a dei livelli che appunto Paolo Giordano, no, mi diceva che da Torino anche lui conosceva questo luogo, perché da Milano anche, da Torino Venivano. venivano a vedere i concerti di tutti i gruppi rock, punk più famosi d'Italia e del mondo, appunto questi famosi Radiohead che dovrebbero aver aperto il Babilonia, non si sa, non si sa. In realtà se sia successo davvero, però questo Babilonia, che per me era il top dell'adolescenza, io a un certo punto per scrivere questo libro sono andata sul web a cercare qualcosa e non c'è niente, Niente. cioè, non c'è un video, non c'è una foto, è cioè, ti si spezza il cuore, però nello stesso tempo pensi, Sei fortunata, certo. quel mondo che no, quanto è stato importante, non ha traccia, non c'è. Noi siamo ossessionati adesso, no, dal tenere traccia di tutto quello che viviamo, che ci Ce l'hai stiamo solo perdendo. te, quel mondo lì ce l'hai solo tu. Bravo. Ed è dentro, e però per questo è dentro di te, è parte integrante della tua identità. E questo è straziante, nello stesso tempo però rende il nostro lavoro, no, con le parole di riesumare qualcosa di perduto, per me il lavoro più bello che potevamo fare. Che effetto fa manomettere la nostalgia? Questa è una domanda difficile perché appunto poi questo libro all'inizio io sono molto Elisa che punta il dito e dice: ah, la menzogna, il sortilegio, sono tutti nei social, sono i social, no, che manomettono la nostra apparenza. Però poi scrivendo questo libro appunto mi sono accorta di quanta menzogna, di quanto sortilegio, di quanta manomissione ci sia nel raccontare in un romanzo tutto quello che hai perso, che da una parte te lo regali e te lo restituisci, e questo è se vuoi il massimo, no, che uno può provare, restituirsi qualcosa che tu non vivrai mai più o che non hai mai vissuto, perché poi appunto un'amicizia è un romanzo, non Certo, è un'autobiografia, e io lì mi sono regalata un sacco di cose che non ho vissuto, ma semplicemente questa amica Beatrice, io non ce l'ho avuta, ma come mi sarebbe piaciuto averla, no? Come sarebbe stato interessante. Quindi tu veramente penso che lavori con la nostalgia quando scrivi, ciascuno di noi, non lo so,
te lo chiedo anche a te, però lavori con la nostalgia non solo di ciò che hai perso, ma di ciò che non hai mai avuto. Ed è quasi come una droga da questo punto di vista, perché davvero ti infiammi e in qualche modo riesci a viverlo quando riesci a lasciarti davvero andare nella scrittura. E poi chiaramente finisci il libro e dici accidenti, è tutto lì nelle parole. Però in qualche modo davvero a me scrivere un libro, quando un libro a cui ho chiesto questo, cioè una liberazione dalla nostalgia. Ecco, questo libro mi ha un po' liberato. Secondo me ti ha liberato e ha collocato una forma di letteratura che in parte era quella che ci aveva segnato negli anni 90, alla fine degli anni 90. Penso ad Ammaniti, per esempio. Ammaniti, tu l'hai intervistato, è citato tantissimo sempre quando si parla di adolescenza, ma non è mai citato per un movimento che fa anche un'altra scrittrice importante, che è Ferrante. Ammaniti e Ferrante lavorano, che sembrano due cose assolutamente all'opposto e che probabilmente lo sono, ma lavorano sempre sul movimento nel tempo dei loro protagonisti, che può essere un'estate, può essere una cantina al buio, può essere appunto due ragazze che crescono e diventano buone e cattive nell'intersezione di Napoli. Ferrante e Ammaniti sono le due colonne d'Ercole di Avallone. Mi ci gioco quello che vuoi, senza saperlo magari. Dimmi un po'. No, è inevitabile, perché entrambi sono dei Cosa in portali. Niccolò e cosa in Ammaniti e cosa in Ferrante. Sono tutti e due ampiamente citati, in maniera più o Sì. meno velata, ma io diciamo gioco abbastanza allo scoperto, perché poi appunto perché doveva essere questo per me un romanzo di chiusura di una stagione per aprirne un'altra, ci ho buttato dentro appunto, diciamo, la maestra con la M maiuscola che è Elsa Morante, ma poi anche gli altri due riferimenti giganteschi che io sento di avere proprio in affinità di pancia. Ammaniti è sicuramente lo scrittore dell'adolescenza in provincia, perché la dimensione della provincia che racconta Niccolò è una dimensione veramente è un altro regno dell'anima, una geografia universale, è una condizione umana la provincia di Niccolò Ammaniti. E io naturalmente me la sono letta e me la sono studiata e l'ho sentita mia e l'ho fatta sicuramente mia. E dall'altra parte Ferrante invece ha gli altri due temi che per me sono fondanti. Uno è l'amicizia. Per cui ci siamo veramente, penso che ci rincorreremo sempre un po', io e Elena. Io non so davvero cosa darei per fare una chiacchierata con lei, perché ricordo bene, dopo Acciaio, l'anno dopo uscì l'Amica Geniale e io sentii che stava continuando un discorso, cioè come se io stessa avessi continuato un discorso con me stessa dentro quel libro, dentro la penna di un altro, no? E quindi un'amicizia arriva anche, no, dentro un discorso che dura da un sacco di tempo tra me e me, tra me e lei, e anche sul discorso della femminilità, perché in questo io vedo che Elena Ferrante è davvero una diretta continuatrice dell'opera di Elsa Morante, cioè le donne di Elena Ferrante sono donne che fanno spavento, che è una condizione che è ancora estremamente tabù, la donna violenta, la donna arrabbiata, la donna capace anche di violenza fisica, la donna che appunto ha così tanto rinunciato. Ha rinunciato così tanto, no? Si è sacrificata così tanto che a un certo punto tutto questo sacrificio diventa rabbia e diventa anche passione. Queste donne che hanno con i figli, con i mariti, dei rapporti molto sopra le righe in qualche modo, molto appassionati, molto sbagliati, e però dentro questi rapporti sbagliati la ricerca costante appunto di quel se stesse, di quell'identità che poi ti libera una volta che tu veramente l'hai potuta esprimere. E quindi direi che Ammaniti è la provincia, l'adolescenza per me, e Ferrante l'amicizia, la femminilità. Però un'amicizia è anche la poesia, cioè è indubbio. Non è solamente perché viene citata Simbosca, Sandro Penna, insomma, è citata e porta avanti la narrazione. Questo è importante, la citazione non è statica, ma porta avanti proprio le due protagoniste. Le forma, non solo le forma, ma a un certo punto indica la traiettoria. È incredibile come la poesia, più della narrativa, abbia, forse anche per come è concentrata a livello di lingua,
un piglio immediato sia in Elisa, soprattutto in Elisa e soprattutto nello spettatore, nel lettore che tu, a cui tu affidi queste poesie, quanto tu nasci nella poesia e Sì, assolutamente. quanto questa parte qua è entrata in un'amicizia. È proprio quello che dicevamo prima, cioè il fare i conti con se stessi, attraverso le vite degli altri, perché chiaramente io ho fatto i conti con me stessa attraverso la vita di Elisa, la vita di Beatrice, la vita di altre persone, però anche nella scrittura io avevo bisogno di ripassare dal via, no? Sono ripassata dal via perché mi sono ripresa due quattordicenni in una città di mare. E quindi in qualche modo ho giocato col mio romanzo d'esordio e così però sono ripassata dal via anche nella mia formazione, perché ciò che poi per me ha fatto scattare la scintilla d'amore per la letteratura, per la lettura, è stata davvero la poesia. Io ricordo veramente ancora quando imparavo Pascoli a memoria alle elementari e a un certo punto è successo qualcosa, per cui ho detto: ma questa è la cosa più bella che io abbia mai sperimentato, perché davvero stavo imparando novembre. In un giorno di novembre davanti all'orto di mia nonna e sembrava quasi una magia, no? Che queste parole proiettassero su quello che io vedevo, no? Le stecchite piante, il cielo in un certo modo azzurro, però freddo, proiettassero un significato, un'aura magica nella realtà che avevo sotto gli occhi. Quindi ho provato una sorta di innamoramento, di incanto per la poesia che è appunto, è l'inizio, come le montagne di Biella, no? Sono il mio inizio e queste cose tornano continuamente e tornano soprattutto quando diventi adulto, che stai facendo i conti con te stesso e quindi dici allora cos'è l'essenziale, quali sono le basi, se io barcollo o voglio comunque no, aprirmi a una nuova fase, cambiare, devo no, ripassare da lì. E per me la poesia poi è sempre stata la lettura principale, la lettura seria, non so come dirti, no? Il romanzo, la lettura per passare il tempo, però quando proprio io avevo voglia di immergermi, di pensare, di raccogliermi in un'esperienza dentro un libro più forte, io ho sempre letto poesia, cosa che poi continuato a fare e anche all'università, appunto, io ho cominciato scrivendo poesie. Ho iniziato con il Centro di Poesia Contemporanea dell'Università di Bologna, frequentandolo. Quindi, per me, quella è l'officina in cui tu impari a usare le parole per quello che sono, cioè dei battesimi delle cose, delle esperienze. E quell'importanza lì è anche musicale. A me piace molto la musica dentro le frasi, dentro le parole. È la mia radice, se vuoi, proprio di scrittura. Che lettrice sei tu e soprattutto come è cambiato il tuo rapporto con i libri, con i social network? È impossibile che non sia cambiato. Per esempio, una delle questioni che mi ha fatto più male in assoluto, io tengo un po' l'elenco di quello che leggo all'anno. E da quando Instagram, il calo dei libri letti è enorme. Sono passato da un numero abbastanza sostanzioso a un numero sostanziosa ma minore, insomma, si vede, e sono certo che sia internet la questione, e soprattutto che sia Instagram, perché cazzeggio tantissimo, cazzeggio, vado in ipertesto, quindi un argomento mi porta in un altro ipertesto, e ho capito di essere un lettore radicato ma meno esplorativo, perché esploro più su Instagram. E questa è un po' l'anima di Bea che è entrata in me. Elisa sta protestando, ma purtroppo io ho tutte e due le anime in parte. Volevo capire come sei tu come lettrice e che sussulti hai avuto in questi anni di social? Sei molto onesto, perché poi io penso che davvero un po' tutti noi, con misure diverse, Certo. abbiamo sia Elisa che Beatrice dentro di noi. Non ti nascondo che io all'inizio ho cominciato questo libro proprio per sfidare i social, perché comunque sono dei nostri nemici da un certo punto di vista, no? Certo. Ci Certo. tolgono tempo alla lettura, ci tolgono tempo alla scrittura.
Ci tolgono lettori, come dici tu, ci tolgono importanza, non tanto a noi, ma a quello che amiamo, cioè al nostro lavoro. Io sono convinta che leggere i libri, questa è una mia fede, una mia utopia personale, però in cui sono radicata, io sono convinta che l'attività di leggere dei romanzi ci aiuti a vivere, ci aiuti a orientarci nelle nostre esperienze, ci aiuti a orientarci anche come cittadini, perché appunto hai voglia, no, a leggere le cronache, ma se non entri dentro la testa di un altro, l'anima di un Certo. altro, se non entri dentro un'altra persona, tu quella storia davvero non la puoi capire, la puoi solo giudicare superficialmente, ma questo non ti rende solidale, non ti rende coinvolto. Quindi, cioè, per me davvero leggere è uno strumento straordinario che ci può solo fare del bene come singoli e come comunità. Mentre i social, che sono un altro strumento Tu sei un straordinario, po' però arrabbiata con i social, si vede, anche io un po' incazzato sono, ma tu lo sei anche come me. ma non per, cioè, da una parte è chiaro che sono uno strumento straordinario, perché io oltretutto questo libro veramente me lo sono imposto come cura Certo. di raccontarlo su social mentre lo scrivevo. Ho detto io adesso, e naturalmente la risposta di quelle lettrici e quei lettori che mi hanno accompagnato nella scrittura è stata un'esperienza per me davvero bella, davvero commovente. Per cui c'è, il social è anche veramente la possibilità di un legame, la possibilità di comunicare, però è anche e soprattutto, per come lo abbiamo usato tutti fino ad oggi, il momento in cui tu comunichi cose belle, momenti di successo, momenti gioiosi. E tu, se stai a vedere i tuoi stessi social e quelli delle persone che conosci, sembra che tutti noi viviamo in un mondo di Certo. bambagia, dove nascono i bambini, dove ci si sposa, dove non muore nessuno, dove nessuno si ammala, dove nessuno porta a casa dei fallimenti brucianti. E invece poi in realtà nella tua vita tu sai benissimo che certe persone non ci sono più, che hai portato a casa dei fallimenti, che sei stato tanto male per una serie di motivi, e anche le amiche, gli amici veri, no, che fanno parte della tua vita e che ti telefonano, ti raccontano ben altre cose da quelle che pubblicano. Quindi è questo strumento social usato come, no, competizione di apparenze, anche come strumento per raccontarci le vite che vorremmo, ma non quelle che abbiamo, e che poi secondo me aumentano un po' l'infelicità, perché ci fanno sentire poi tutti Certo. sbagliati, perché dici: accidenti, ma la mia vita è veramente al di qua dello schermo, piena di crepe, e quindi c'è qualcosa che non va in me. In realtà, secondo me, c'è qualcosa che non va nel racconto di se stessi attraverso i social, per come ci hanno invogliato a usarli e per come appunto li abbiamo usati forse in maniera adolescenziale, impreparata. Il libro è il contrario, però. Il libro è il racconto di tutta la storia che sta dietro o tra una foto e l'altra. E questo per me è estremamente più commovente. Tu vuoi bene a una persona quando conosci la sua storia, non quando vedi una serie di foto in cui lui è felice e sorridente, perché abbiamo bisogno del dolore, abbiamo bisogno anche della complessità, abbiamo bisogno di una felicità spiegata, non solo sbandierata. Quindi io ho vissuto veramente i social un po' come il nemico, nel senso la narrazione opposta a quella che ami, e quindi l'avversario, e però ho anche sentito forte l'esigenza di capirli, questi social, e li abitiamo ed è giusto abitarli, però dobbiamo porci il problema di usarli in maniera diversa. Mi sembra che un'amicizia abbia un gran connotato politico da questo punto di vista. Ci hai mai pensato che il tuo concetto di amicizia sia anche politico dal punto di vista della dichiarazione di intenti rispetto ai social, alla protesta rispetto ai social? È anche un libro politico? Penso di sì, Cioè, uno non lo scrive mai con l'intento di fare un libro politico, poi ti accorgi in verità che c'è una politica che viene fuori e quindi capisci che in parte la letteratura non si può distaccare. Sai quello che una volta mi ha detto? Ma sai, tu, Missy Rowley, fai libri sempre intimisti. Gli ho detto, probabilmente i sentimenti sono anche atti politici in alcuni contesti, se tu li guardi sotterraneamente. E questo è quello che c'è nel tuo libro, credo. sì. In questo senso, senza dubbio, è chiaro che non sono partito, io ho le mie idee politiche, chiaramente, che poi magari traspaiono ovviamente dalla scrittura, però Politiche non senza spicce, dubbio, sotterranee, no, no?
Sotterranee. No, io penso che ogni libro debba contenere questo, no? E penso che infatti anche i tuoi libri lo contengano in maniera piuttosto chiara, perché ogni nostro sentimento, ogni nostra emozione, anche l'intimità più assoluta è assolutamente politica. E un certo uso che fa Beatrice è, io appunto lo Infatti. dico, Elisa lo dice spesso, è spudoratamente capitalista. Cioè, è veramente il mio profitto, la mia vittoria. Appunto, la vita serve a vincere, altro che Franzen, per Beatrice, così come per la nostra società pre-pandemia. Cioè, non è che tu sei al mondo per vivere, per capire questa vita, per essere presente dentro te stesso, con gli altri. No, tu sei qua a macinare numeri. In questo i social sono stati devastanti, perché già il fatto che ciascuno di noi ha un numero di like, un numero di follower, no, siamo tutti inseriti in un contesto numerico, Certo. nella legge della quantità. Cioè, io non ce l'ho con i social, io ce l'ho con un certo modo in cui sono stati pensati e in cui vengono usati, Con ma credo. l'algoritmo. E con la bravo, ce l'ho con l'algoritmo. E se noi ne uscissimo, sarebbe meraviglioso, perché l'algoritmo è l'algoritmo dell'identico. E questo è inaccettabile, che no, vogliamo vedere solo chi vogliamo vedere. Cioè, incontriamo solo chi è uguale a noi, chi la pensa come noi, mentre nel libro è l'algoritmo del diverso che vince. Noi apriamo un libro e siamo subito in compagnia con qualcuno che non ci assomiglia per niente, che abita da tutt'altra parte, che ha una storia completamente diversa, però è il diverso che ti salva, no? Noi viviamo in una società in cui il diverso è additato come nemico, invece è il salvatore, perché no, ci fa uscire di casa, ci fa uscire dalla nostra vita che è una ed è ridotta e ci allarga le possibilità, ci allarga l'orizzonte, ci fa capire chi siamo. In questo è proprio la lettura che è politica, e in questo io sono come Elisa, Non c'è dubbio. cioè Beatrice le dice la letteratura è obsoleta, è ok, però se la letteratura è obsoleta, siamo obsoleti noi come esseri umani che cerchiamo di raccontare le storie, la nostra storia, le storie degli altri per appunto per capire come si fa a vivere, perché la vita è un fine, ecco, non è un mezzo per. Non è un caso che citi Franzen come esergo, perché la frase di Franzen scelta da Silvia come esergo è: a cosa serve la vita? Non lo so, neanche io, ma non credo serva a vincere. Che è tratto dalle correzioni, uno dei grandi libri di questi anni, perché poi le correzioni segnò al tempo quando uscì una linea fortissima di demarcazione rispetto a De Lillo, a Roth e a soprattutto la vecchia guardia americana. Cosa fece Franzen in più? Mostrò il semplice fatto che la frantumazione dei rapporti porta a un atto di dichiarazione sentimentale. C'era una famiglia disgregata del Midwest americano, così c'è una famiglia disgregata in aggregazione, che sono le amicizie della provincia italiana, come un'amicizia, che tendono al ricompattamento. In Franzen non ci può essere questo ricompattamento perché l'America va dentro la sua pastorale americana. La pastorale italiana di Avallone, però, a un certo punto trova una pace nella cultura, anzi nella letteratura. A un certo punto Elisa trova pace. E secondo me, come hai detto prima, vedersi Walcott dal vivo non è tanto il provinciale che vede l'idolo finalmente, ma è capire che puoi anche tu arrivare, magari non al Nobel, ma a quell'approccio letterario nei confronti della vita. Quanto la letteratura salva Elisa in questo romanzo? La salva sempre, la salva sin dal principio come lettrice, perché comunque le insegna appunto a uscire un pochino da se stessa e anche soprattutto ad avere degli strumenti in più, no? Perché poi in realtà per Elisa la letteratura è un fatto molto concreto, cioè lei non ha tutto un armamentario, un equipaggiamento come quello che ha Beatrice, no? Cioè lei ha questi Beh. vestiti del fratello, no? Questo capello rosso che è il capello di colei che è speciale nelle fiabe, ma lei non sa come usarlo. Non ha nulla, la natura e neanche la famiglia le hanno fornito questi grandi strumenti per, no? Avere un po' di sicurezza in se stessa. E quindi lei non si trova simpatica, non si trova intelligente, non pensa di non avere sostanzialmente nessun talento, però ha
ama la letteratura e grazie a Beatrice, no, inizia a scrivere qualcosina, e soprattutto inizia a scrivere una lettera per sedurre il fidanzato e quindi e cerca di farla un po' letteraria, no? E quindi per lei la scrivere, come conseguenza del leggere, ma anche è la sua unica possibilità di essere interessante, di colpire qualcuno, e quindi in qualche modo lei sogna appunto di diventare scrittrice anche per questo, per trovare un valore, per trovare un'identità dentro una passione, che sente che può essere alla sua altezza proprio perché la appassiona così tanto. Poi, come spesso accade, la professoressa dell'università scusa, del liceo le dà una bella stroncatura e lei, che non è Beatrice, appunto, si arena immediatamente, no? Molla subito tutto, dice vabbè, ok, non sono capace, non scrivo più, finché però invece la letteratura torna a servirle a 33 anni per affrontare la sua vita. È anche questo che per me è fondamentale. Tu a un certo punto tutti noi devono essere presenti a se stessi, e qui tutto ciò che Elisa ha letto, le torna utile quando si tratta di scrivere la sua storia di amicizia perduta con Beatrice e quindi anche la sua storia di vita. I diari segreti, dell'adolescenza, del primo anno di università, quelle parole scritte lì sono strumenti non ancora letterari, proto-letterari, che però le servono davvero Certo. a descrivere la sua identità. Volevo chiederti, siccome un'amicizia vola, cioè si legge proprio velocissima e alla fine uno vede che ha letto quasi 500 pagine e non se n'è accorto, lì ho pensato che c'è un grande lavoro di lingua, cioè sul lavoro proprio per renderla così fluida. E mi sono chiesto, chissà come ha lavorato Silvia su questo romanzo, quanto tempo ha impiegato, se è un libro mattutino, come lo chiamava Bloom, cioè se l'è scritto la mattina, oppure un libro disordinato, mattina, pomeriggio, sera. Insomma, raccontami qualcosa della tua officina. È una domanda che faccio, alcuni non vogliono rispondere, invece è importante anche per capire come è nato il tipo di libro. No, ti rispondo volentieri, mi fa piacere, perché io ho sempre scritto di mattina, sono assolutamente mattiniera e pomeriggio di solito rileggo quello che scrivo la mattina, lo aggiusto, ci torno dopo e poi la sera non esiste. Naturalmente da quando sono genitore, non è che ho più la È completo chiaro. controllo del tempo, quindi è uno scrivere di mattina quando mia figlia va a scuola, quando c'è qualcuno che le bada, se si ammala. Col lockdown, grande sacrificio di mio Mamma. marito, che io naturalmente dovevo continuare perché ormai c'ero, ero dentro la storia, Certo. non la potevo mollare. Quindi ringrazio appunto il marito che ha fatto il padre fino in fondo, e io quindi ho, diciamo, continuato sempre in maniera, io sono sempre abbastanza metodica da questo Metodica. punto di vista. Voglio starci dentro la storia, però c'è un però grosso rispetto ai miei libri precedenti. Almeno agli ultimi due, che questa volta io volevo scrivere in prima persona. Era una cosa che sentivo perché aveva a che fare con un mio desiderio, anche come dicevamo prima, di liberazione, perché Certo. quando usi una prima persona, no, tu, almeno per me che venivo da tre libri in terza, era proprio il discorso di poter sentirsi libero di commentare, mentire, cioè volevo un rapporto il più sciolto possibile, il più libero possibile, co giocando con questa persona, con la materia cioè che volevo raccontare. E questo è stato difficilissimo, e qui devo ringraziare Michele Rossi, che è sempre stato il mio editore, che ha capito che io volevo andare là a parare, cioè raccontare una storia in prima persona di un'amicizia appunto perduta, dove l'altra oltretutto era una futura regina dei social e Michele Rossi poteva tranquillamente magari guardarmi male, e invece non l'ha fatto. E anzi, mi ha dato come editor, una ragazza con cui io non avevo mai lavorato, più giovane di me, che davvero quando ha sentito la storia ha alzato il sopracciglio. Stiamo parlando di Arianna Curci, ha alzato il sopracciglio, non è riuscita, no, a non dire ma boh, non lo so,
Cioè, non era per niente convinta, e questo per me è stato molto importante. Quindi io le ho dato queste prime 100 pagine da leggere e lei immediatamente mi ha detto: Silvia, tu devi liberarti completamente e iniziare a usare una prima persona in maniera spudorata. E questa cosa, capito, che era nella mia testa, perché come spesso, non so se accade anche a te, ma per me la scrittura, lo stile con cui scrivi, cioè davvero è un risultato psicologico. E Certo. quindi io avevo una serie di freni con questa prima persona che mi ricordo mi facevo queste telefonate con Arianna Curci, che erano telefonate di vita, per cui noi ci mettevamo lì a parlare di tutto quello che mi poteva bloccare nella vita, nella scrittura, questa prima persona che io tanto desideravo. E poi abbiamo fatto un patto io e Arianna, e cioè che io gli avrei mandato i capitoli che scrivevo ogni tanto quando sentivo, e lei non mi avrebbe detto assolutamente nulla. Però io era come se, capisci, scrivessi a qualcuno che era un'amica, cioè io che scrivevo una storia d'amicizia, mandavo i capitoli a lei, che era un'ideale amica a cui mandarli. E io ti dico che questa amicizia, che poi è diventata un'amicizia davvero, solo questa idea di avere questa destinataria giovane, che però aveva capito quanto mi bloccavo nella vita dentro la scrittura, è stato qualcosa che mi ha completamente sbloccata. E quindi io, grazie ad Arianna Curci, che stava dall'altra parte a ricevere i capitoli come delle lettere d'amore, io ho iniziato ad avere voglia di sedurre Arianna, appunto questa mia editor, come Elisa in qualche modo voleva sedurre il fidanzato, sedurre Beatrice. Ed è stato un bellissimo meccanismo, questo per dire che forse non si scrive davvero mai da soli. Questo romanzo me l'ha fatto capire quanto io avessi bisogno di qualcuno che non mi giudicava, ma che in qualche modo stava al gioco con me. Ma siccome pa abbiamo parlato di social, è cambiata la scrittura sapendo che annunciavi che stavi scrivendo magari, oppure sapendo che comunque saresti stata più scoperta delle altre volte in cui hai pubblicato, perché se siamo tutti più scoperti adesso. È cambiato anche il modo di scrivere in base a questa esposizione? Guarda, è stato tutto un gioco nel senso più alto del termine, il gioco nel senso Certo. di vita, vivita, vissuta, che mi ha chiesto il romanzo, appunto. Infatti questo romanzo non è stato letto da mia madre, non è stato letto da mio marito, cioè a parte Arianna, con cui io avevo questo gioco metaforico di amicizia, non l'ho fatto leggere a nessuno, assolutamente a nessuno, perché non volevo condizionamenti, non volevo che nessuno mi dicesse questo sì, questo no, volevo proprio giocare. E nello stesso tempo, anche attraverso i social, io ho fatto questa cosa che appunto non avrei mai fatto nella mia vita, di dire: oh, caspita, sto scrivendo, mi prende, cioè di comunicare la mia gioia di scrivere, perché credimi, me la sono sudata tanto. Perché comunque quando arrivi da 10 anni appunto di scrittura, da 3 libri, dici: oddio, adesso che faccio, no? Cioè, hai bisogno di dire qual è la mia direzione, qual è il mio cammino. Io non è che non riesco a scrivere per mestiere, nel senso devo scrivere un libro, lo Certo. devo consegnare, esce. Cioè, chiedo a un libro Quando viene? un'esigenza, una Quando necessità. viene, certo. Esatto. E quindi io ero proprio, prima di scrivere questo libro, ero un po' dispersa perché non volevo tornare su certi argomenti, però non sapevo bene dove andare, sentivo tanta paura. Ecco, allora ho detto: ok, adesso questa paura io la prendo per le corna. E usare i social io, mentre scrivo un libro che parla di social, per me è stato un po' un cortocircuito per liberarmi, per sfidare tutti i timori, che avevo. Quindi, diciamo, ho costruito, un intorno della scrittura di questo libro, ho costruito tutto ciò che potesse aiutarmi a liberarmi di quest'ansia che avevo di capire cosa volevo fare, cosa volevo scrivere, perché se tu hai paura, in qualche modo non, io almeno, io se ho paura non riesco a scrivere una parola. E per me la gioia di scrivere è proprio quando La dici: ok, io liberazione, gioco il tutto certo. per tutto, sì, mi sfoglio, non ho scrupoli, non ho, sono, voglio essere spudorata, ecco, con me stessa. Quanto hai impiegato a scriverlo? È in tutto 3 anni. Io ho, però ho sempre un po' questa misura, perché il primo anno è un anno in cui no, E mi però si metto in conta, eh? ricerca.
Però si conta, anche il primo anno, perché quando entra nella testa si inizia a lavorare. Quindi quando entra È nella più testa, difficile quello. sì. Il più Anche difficile, per secondo te. sì, no, il più difficile è quando inizi e la voce non gira subito perché la paura la infrange, quindi la rompe e poi dopo un po' si scalda. Infatti le prime pagine io le butto sempre perché sono scaldate meno rispetto alle altre e ricomincio. Però in generale la scrittura è un affare che nasce molto prima, e ti volevo chiedere come e perché questo libro chiude tutta la tua prima parte di da scrittrice. Alla fine hai fatto Acciaio, Marina Bellezza, Da dove la vita è perfetta, quindi sono quattro libri che, ed è vero che confluiscono in un'amicizia, però voglio sapere come ti ha chiuso la tua parte, il tuo percorso da scrittrice. Questa è una bella domanda, perché da una parte è la prima volta che sono in pace, cioè adesso il libro è uscito Sì, certo. e sono contenta, cioè sono contenta che esista ancora, devo dire, ci sono attaccata, per cui quando scriverò un altro libro è proprio un orizzonte No, temporale di assoluta fantascienza, cioè per la prima volta penso che boh, posso prendermi 10 anni, non so, posso fare tutto. Altro. Però è proprio questo senso, cioè tutt'altro di sempre attinente comunque con la letteratura, perché purtroppo non so fare nient'altro al mondo, però è l'idea della libertà, di poter sperimentare qualsiasi cosa. Cioè io in questo momento mi sento che boh, posso scrivere di nuovo delle poesie. Non dico che posso scrivere un giallo, perché quello temo proprio di non essere capace, però posso scrivere una storia d'amore tra due persone anziane, posso scrivere di un delitto. Cioè, sento in questo momento che quando arriverà per me un nuovo tempo di scrittura, io potrò fare veramente incursione in aree che non ho mai, ecco, non ho mai esplorato. Perché? Quella che è la mia vita dell'infanzia e dell'adolescenza, inteso proprio come questione dell'anima, ecco, non come biografia, ma come questioni dell'anima, io queste qui le ho chiuse. E le ho chiuse appunto dentro un'amicizia, ci sono tutte le amiche che ho perso, e sono due, e però sono amicizie importanti. Sì. C'è appunto quel senso di libertà di cui parlavamo prima dell'adolescenza, c'è finalmente un padre positivo, che era una cosa, infatti questo libro è dedicato a mio padre, e anche questo mi faceva piacere, perché proprio avevo voglia, dopo tanti libri appunto critici sulla figura paterna, avevo voglia anche proprio di raccontare come invece i padri oggi possono essere padri diversi da quelli che purtroppo ancora ci raccontano, perché insomma un padre ancora oggi è difficilissimo per voi fare i padri, non avete congedi, non avete nulla per essere presenti quanto noi, però avevo voglia anche di punte di libertà, di punte di speranza, avevo voglia non solo di criticare le tante cose che sento come ingiuste, ma anche di trovare delle tracce, di fare pace. Ho fatto pace con questa madre, Annabella, che anche prima avrei criticato, avrei reso molto più fallita, più svilita. Invece questa volta l'ho abbracciato, ho detto: ma sei ancora bella, anche se no, ti è passata la vita, ti è passato un sogno, non sei riuscita a prendere quel treno, però sei una bellissima persona ancora adesso. Ho fatto pace veramente con tutti, perché ho fatto pace con me stessa, e questa è la cosa più bella per me da un punto di vista proprio personale, interiore, accettarsi per quello che si è. L'ultima domanda è surreale, non surreale, è surreale. Hai trattato a Bologna, le ferite di Bologna attraverso la strage, diciamo, alla stazione, e mi chiedevo se hai mai pensato di approcciare il reale direttamente, in narrativa. Ho letto dei bei libri surreali ultimamente, l'ultimo è La città dei vivi di Nicola La Gioia, per esempio, che è un gran bel libro. Lo sto E quindi leggendo in molto. Francia è un approccio totalmente. Noi dall'Italia pensiamo che Carrère sia stato che abbia consacrato quel genere lì. In verità, in Francia sono considerati letterature di serie A chi inventa l'invenzione. Quindi rimangono ancora i Dumas, i Zola, quella è la traccia principale. Carrère ha rotto un po' questa parte qua. Perché è molto amato Houellebecq? Perché va a
sull'autofiction. Sembra che parli del reale, ma lo fa attraverso la finzione. Carrère in questo è criticato. Noi siamo andati molto nella direzione del reale. Volevo sapere se anche dopo aver trattato la strage di Bologna, aver trattato anche la cultura pop in parte attraverso questo libro, ti verrebbe di approcciarti diretto. Sai, per me, che comunque sono anche sempre stata innamorata di A Sangue Freddo, di Tuon Capote, nella stessa misura di Dostoevsky, di Elsa Morante, quindi per me quello è proprio un libro che io metto nei cinque pilastri di orientamento. E quindi in realtà la mia passione per il reale è molto forte, nel senso che poi io penso che davvero la letteratura debba sempre sporcarsi le mani con la realtà, con ecco, io temo che un romanzo storico mi sarebbe difficile, proprio certo, perché ho una passione sfegatata per quello che accade, per il tempo che sto vivendo, anche perché appunto lo voglio capire, e quindi è un'esigenza mia personale, io vivo in questo tempo e ho bisogno di capirlo. Nello stesso tempo però è vero che per me il gioco con la realtà, anche la più, come hai detto tu, pop, oppure nel caso della strage di Bologna, forte, tragica, io ho sempre bisogno comunque di un canale in cui l'immaginazione arriva, entra e cerca, esatto, cerca di allargare, cioè il realismo forse è ciò che non mi convince per me come strumento, però il fatto che la realtà possa poi essere in qualche modo, avere tanti strati invisibili, perché per me è sempre il gioco con ciò che non si vede che mi piace raccontare, quindi l'immaginazione per me è sempre lo strumento fondamentale di indagine e di racconto della realtà, però deve sempre essere al servizio della realtà. Per me l'immaginazione non è mai una fuga che ti porta altrove, nel senso che ti distrae dalla realtà, ti porta altrove per poi riportarti lì dove fa male e dove tu stai abitando. Quindi penso che continuerò a essere morantiana da questo punto di vista, però chi lo sa. E qua la chiudiamo, immaginazione reale e morante. Grazie Silvia per un'amicizia, grazie per la chiacchierata, e grazie al Circolo dei Lettori di Torino perché ci ha ospitato. Ciao, a presto. Grazie a tutti voi, davvero. Ciao.